L'edificio già in sé, no, aveva questa idea di colonnato, no, di tempi come una sorta di Partenone. E la sfida era trasformare questo edificio in un tempio. In un tempio di cultura, una sorta di biblioteca botanica a cielo aperto. Sfida vinta, perché il quartiere della Piastra Sondrio, il più verde della città, da qualche giorno lo è ancora di più. Merito di Pilartist, l'operazione di street art che si è conclusa con l'inaugurazione di sabato, momento clou di un intero pomeriggio di eventi. Risultato dell'opera dell'artista romagnolo Gola Undun, celebre per le sue creazioni incentrate proprio sulla relazione tra uomo e biosfera. Pilartist è una creazione che non si spiega, ci si imbatte. L'idea riuscita, era quella di far dimenticare il sottopasso grigio, rimandando al verde che sta tutto intorno. Il risultato di questa opera di street art alla Piastra va oltre le aspettative. Crediamo che davvero abbia dato un segno all'edificio, al quartiere, che rimarrà nel tempo, quindi una piastra all'insegna del verde e del colore. Questi affreschi ricordano tanti nostri alberi che sono presenti e che possono essere visti in questa bellissima zona, oltre che nelle nostre montagne circostanti. C'è il maggiociondolo, c'è l'agrifoglio, ci sono tanti alberi che vengono poi anche descritti dal QR code che è presente, quindi diciamo che è un messaggio non soltanto artistico ma ambientale importante, oltre che veramente di bellezza, perché sia i toni del verde che questo meraviglioso sole che accoglie le persone che arrivano nell'architrave, insomma, hanno dato un valore aggiunto. Su ognuno dei 28 pilastri è rappresentata una specie vegetale riconoscibile appunto attraverso il QR code e soprattutto rintracciabile nel percorso botanico. Altra bella novità collegata a Pilartist, che abbraccia il quartiere sud-ovest, un anello di 2 km e 200 metri lungo il quale fioriscono e vegetano oltre 300 piante di 60 specie differenti provenienti da tutto il mondo. Questi pilastri e questo frontone richiamano il verde che c'è nel quartiere e lo rafforzano con dei significati artistici importanti. L'artista Gola Undun ha fatto un lavoro straordinario, quindi sì, sono delle segne del colore e un quartiere che sta veramente rinascendo. E che il quartiere sia giovane e vivace lo si è ben visto e ascoltato anche durante l'inaugurazione di sabato, con i laboratori dedicati ai più piccoli, i balli, l'aperitivo in salsa rap e le tante domande dei bambini all'artista che ha cambiato colore al sottopasso. Io mi auguro che queste opere riempiano di gioia proprio per la bellezza che emanano e che inducano gli abitanti a sentirsi meglio in questa bellissima zona della nostra città. Per una settimana Gola Undun ha lavorato sotto gli occhi dei passanti, il suo lavoro d'artista accompagnato dai loro commenti e dai loro consigli. Persone che, no, che magari fanno più fatica ad aprirsi subito, ma che poi ti danno molto e devo dire che mi sono sentito molto accolto. Gli unici che adesso sono un po' perplessi sono questi piccioni, che anche loro vivevano e vivono ancora in questi spazi.